stai bene? Tutto ok? Se sto bene, è chiaro che non sto bene, è chiaro che non è tutto ok. Perché lo chiedi se sai la risposta? Perché non provi con... Che cosa hai, Callie? Che posso fare, Callie, come si fa con un essere umano? Scusa, ho i miei problemi. No, scusa... Scusami tu, è colpa mia. Solo che... Non so con chi parlare. Sei di turno ora? No, perché? Altri due. Subito. Siamo separate in casa, viviamo nella stessa casa, ci dividiamo la cura di Sofia, ma non si può né parlare né fare sesso. Facciamo così anche Derek e io, senza terapista. Ah, beh, rendiamoci su. La giusta medicina, che c'è di giusto in una pausa? Com'è andata oggi, Meredith? Hai curato la morte, Meredith? E quando curerai la morte? No. Io l'avrei curata la morte se mi avessi lasciato lavorare a Washington dal presidente. Sono bisessuale, allora esiste ed è una realtà, non per niente. C'è una sigla, LGBTQ, c'è una B nella sigla. E non per dire bravo, ok, un po' sì, ma anche per bisessuale. Mia madre e il capo lo facevano per tutto l'ospedale. Mm-hmm. Per tutto l'ospedale. Come me e Derek, quando lui tradiva Edison, sono una fedigrafa ereditaria. Magari Sofia sarà una fedifraga ereditaria. Tutti in questo ospedale mi hanno tradita. Ogni singola persona che io abbia sposato mi ha tradita. Tutti e... Sono solo due? Sì. E vai! Cristina era la terza rotaia nel nostro matrimonio, pericolosa, ad alto voltaggio. Poteva ucciderci, ma ci serviva per andare avanti. Mi capiva? Credi sia possibile che l'unico vero amore della mia vita sia una donna? Sì, ti eccitava mai la sua vagina? No. Allora no. Ecco, brava. Vagina. Vagina. Canta. Vagina. Che parola strana. Secondo me è bella. Dovremmo dirla di più. Oddio, mi manca il sesso. Sono molto sexy, mio marito è un idiota. Buttalo giù. Speriamo che non torni su. Ma,